Nel 1871 uno spaventoso incendio quasi distrusse Chicago, ma dalle ceneri della vecchia città ne sorse una nuova. Città di pietra e di cemento, di violenza e di audacia, dalla vita breve ma intensa e febbrile. Di questa città fu scritta la storia, la scrissero i cronisti a cui i giornali di Chicago devono la loro brillante tradizione. Nessun periodo della storia di Chicago fu caratterizzato da maggior violenza degli anni del proibizionismo. Vita e morte dei regni clandestini dell'alcol furono scritte col sangue. Nel 1932 furono commessi a Chicago 365 assassini, uno per ogni giorno dell'anno. 8 poliziotti vennero uccisi mentre erano in servizio. Forse il più cinico fra questi delitti fu consumato il 9 dicembre 1932 al viale Ausonia, in un locale tenuto da una certa Wanda Skotnik. Dietro alla bottega, essa teneva una bettola clandestina frequentata da polacchi. Mi cambi 20 dollari? Non importa, mi paghi un'altra volta. Wanda, vedi un poveraccio con un raffreddore da cavallo. Sì. Ah, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Va bene il raffreddore. Grazie, Wanda. Polizia, Wanda, chiama la polizia, presto! Pronto, pronto, centralino, chiami la polizia, presto, presto! Questo venditore clandestino di alcol, spaventato e messo alle strette, diede informazioni che fecero cadere i sospetti su un certo Tomek Zaleska. Tomek Zaleska non poté essere rintracciato, ma due settimane più tardi si venne a sapere che Zaleska aveva passato la notte del delitto col suo amico Franco Vicek. La polizia accerchiò la casa di Elena e Franco Vicek. I due vennero fermati per un interrogatorio. Franco Vicek ammise che Tomek Zaleska aveva passato a casa sua la notte fatale, ma assicurò di non sapere nulla del delitto. Perché Tomek volle dormire in casa vostra? Perché era in rotta con suo padre e aveva paura di rincasare. Quando ti sei presentato all'ufficio di polizia? Venerdì. Sei certo che non fu giovedì? No, so che fu venerdì perché quel giorno mia moglie mi disse che aspettava un bimbo. Ti sei presentato alla questura giovedì e non venerdì. Ecco la tua tessera. Sei confuso, figliolo. Cerca di essere più preciso. Dov'eri alle 3:30 del 9 dicembre? Ero con mia moglie. Me ne ricordo perché la stavo aiutando a sgusciare le noci per un dolce. Ti sei sbagliato circa il giorno che sei stato in questura e forse ti sbagli anche per le noci che avresti sgusciato con tua moglie il 9 dicembre. Beh, mi sarò sbagliato per il giorno della questura, ma sono certo che stavolta ho ragione.
Tua moglie ha firmato un'ora fa questa dichiarazione. Mio marito era in casa con me il 9 dicembre. Me ne ricordo perché mi stava aiutando a tagliare i datteri per un dolce. Sei sicuro che fossero noci? Non lo so, non... Si deve essere sbagliata. La moglie Elena fu rilasciata, ma Franco fu trattenuto come sospetto data la sua confusa testimonianza circa i dettagli e qualche lieve indizio sulla fedina penale. Dopo essersi tenuto nascosto per 6 settimane, Tomek Zaleska si arrese finalmente alla polizia protestando la propria innocenza. Sapevi che ti stavamo cercando, sapevi che avevamo arrestato i tuoi amici Elena e Franco Vicek. Allora perché non ti sei presentato? Se sei innocente, come dici? Io avevo paura. Certe volte facevo una capatina da Wanda. Quando seppi che fermavano i suoi conoscenti, pensai che avrei fatto meglio a squagliarmela. Capisco che ho fatto uno sbaglio. Ma ora si sono venuto da me, no? Quando andasti a trovare Vicek quella notte, che scusa trovasti per voler dormire da lui? Non c'era bisogno di scusa. Ogni tanto passavo la notte lì. E non trovasti nessuna scusa? No. Gli chiesi se potevo restare e disse di sì. Proprio nessuna scusa? No. Dopo essere stati identificati da una testimone, Franco Vicek e Tomek Zaleska furono imputati dell'assassinio dell'agente Bandi e giudicati per direttissima. Io le chiedo, signora Skotnik, se lei vede in questa corte i due uomini che uccisero il poliziotto Bandi. Sì, signore. Lui e lui. Lei aveva già visto questi uomini prima della sera del delitto? Certo. Tomek bazzicava sempre nel mio locale. L'altro, invece, non l'ho mai visto. Allora lei vide Franco Vicek per la prima volta la sera dell'omicidio? Sì, signore. E lo vide per la seconda volta quando lo riconobbe nelle file dei fermati? Sì, signore. Grazie, eccellenza. Ho finito. Both men received a sentence of 99 years to be served in Stateville Penitentiary. This happened in November 1933. Frank and Tomek went to prison. Il fatto fu dimenticato per 11 anni, e precisamente fino al 10 ottobre 1944, quando un piccolo annuncio apparve sulle colonne del Chicago Times. Paolo! Dica. Cercavo informazioni sul conto di Bandi, agente ucciso nel 32. Subito. Chiama McNeil. Sì, signore. Kelly la vuole. Guarda qui. Cosa vuoi sapere? Vorrei sapere perché qualcuno darebbe $5,000 per sapere chi ha ammazzato un tale 11 anni fa. Allora la stagione era aperta per la caccia alle guardie. Alla città nord li uccidevano a coppie, come si fa con le anitre. Signor Kelly, non ho trovato altro sull'uccisione di quel poliziotto, di quel Bandi. Vedi se avevo ragione. Era uno qualunque. Non sarebbe male informarsi. Potresti finire in prima pagina. Ma questa è una presa in giro. Tutti i farabutti daranno la caccia a quei $5,000. Accuseranno magari il loro fratello. Forse sarà una truffa. È interessante questa storia. Vedi se ho ragione. Tu ci metti un po' ad arrivarci, ecco tutto. Ci stavo pensando.
Io cerco Tilly Vicek. Che cosa volete? Ho chiamato Città Nord 777 e mi hanno detto che era qui. Io sono Tilly. È suo questo? Sì. Io ho messo... Sapete qualcosa? No, no, no. Sono un cronista del Chicago Times. Vorremmo sapere perché ci tiene tanto a sapere chi ha ucciso quel poliziotto. Franco Vicek è mio figlio. Io sono sua madre. Mio figlio è in prigione per questa cosa, ma... non è stato lui. Dei miei amici dicono che se io offro molto denaro, forse qualcuno dirà chi ha ucciso il poliziotto. Allora suo figlio è in prigione per assassinio, è così? Sì, ma non ha ucciso nessuno. Il mio Franco è buono. Lui non ha fatto questo. E questi 5.000 dollari, dove li ha presi? Questo è importante. Oh, sì, sì, è molto importante. Come li ha lui o come li ha avuti lei può spiegare tutta la storia. Può averli nascosti lui da qualche parte o può averli avuti lei da qualche mascalzone. No, no. Io lavoro, lavo pavimenti da 11 anni. Non manco un giorno al lavoro. L'ho guadagnato ogni soldo. 11 anni. Sono molto lunghi. Sì, sono lunghi. Lunghi per il mio figliuolo. Credetemi, signore, voi non conoscete mio Franco, ma io sono sua madre. Allora lei ha trovato qualche nuova prova, qualche elemento che non fu usato al processo? No. No. Per questo cerco di comprare altre prove. Ah, no, ma lei spreca il suo denaro. Qualcuno la trufferà? No, non credo. Senta, stia a sentire. Ce n'ha per 99 anni. Se lei vuole spendere bene i suoi quattrini, gli mandi delle sigarette e dei dolci. Cerchi di tenerlo su, dia retta a me. Voi siete molto buono, ma non spenderò il mio denaro per dolci e sigarette. Se voi non potete aiutarlo, farò uscire io il mio Franco. Non so quando, ma sogno questo giorno. 5.000 dollari sono tanti per un sogno. Sì. Da 11 anni io sogno e lavoro. Prima ho tentato con 3.000 dollari. Niente. Ora tento con 5.000 dollari. Se non succede niente? Allora lavorerò per altri 11 anni. Metterò insieme 10.000 dollari. Ma mio figlio un giorno uscirà. Le faccio i miei complimenti, signora. Ha un bel coraggio, lei. Voi mi aiutate? No, questo non lo posso fare. Sono solo un giornalista. Posso scrivere la storia. Buona fortuna. Addio. Complimenti, Mac. Grazie, caro. Mac. Quel tuo articolo su quella mamma è molto buono. Che ne direte di continuare andando al penitenziario a intervistare suo figlio? Intendiamoci bene, non ho scritto l'articolo per glorificare il figlio, è un criminale. E tu che prove hai che è un criminale? Non gli avranno mica dato 100 anni perché giocava a briscola. È recidivo.
era stato fermato quando uccise la guardia. Lo so, ho letto la fedina penale. Era il pericolo pubblico numero uno. Lui e altri due ragazzi penetrarono in un bazar. Rubò $2, un disco. Non dimentichiamo che un testimone oculare l'ha riconosciuto come uno degli assassini e che la causa fu rimandata in appello. Confermarono la condanna. E con questo non farà male a nessuno sentire un po' lui cosa da dire, no? Ma io, ma se vado fin lì... Senti, Mac, mettiamolo un po' così. Forse mi interessa per ragioni personali, forse mi interessa perché mia madre fece lo stesso. Pulì i pavimenti in ginocchio per più di 11 anni perché finissi le scuole. Va bene, andrò domani al penitenziario. E per le spese? Ecco un mandato, portalo al cassiere. Kelly, per un puro caso so che tua madre viveva di rendita. Non ha mai pulito un pavimento e tu non sei mai arrivato al liceo. But I figure if you pull such a corny gag as this, you must want me to go pretty bad, so I'm going. I want you to know that you didn't get away with it. Jim? Yeah? You're early tonight. What happened? I gotta get up at 8:30 in the morning, go out to Stateville and see that scrub woman's boy. Got something to eat for me? Mm-hmm, it's all ready. Hey! Hi. Hi. Ah, ne hai comprato un altro, eh? Visto che bello? 500 pezzi. Incredibile, una ragazza come te che perde tempo con queste sciocchezze. Oh, ti sei interessato anche tu a quell'altro. Sai che hai scritto un magnifico articolo per quella polacca. C'era tanto sentimento. Che cosa splendida ha fatto quella vecchia. Già, sono tutti commossi. Specialmente Kelly. Oh, ma anch'io. Tocca proprio il cuore. Ci ho messo tutta l'anima. Ma non è il caso di crederci. Mi sono letto tutto l'archivio. Quel ragazzo ha ucciso e ha avuto quel che meritava. E ci vuole un ramo d'albero in questo punto. Ne vedi uno? No, questo è cielo. È cielo. Oh, ma io non stavo pensando al ragazzo. Stavo pensando alla sua mamma. Tiro fuori un articolo commovente e tutti si mettono a piangere. E sai cosa c'è? Che fa presa sulla fantasia. Nessuno sa se ha ragione o ha torto, ma... ha lavorato tanto, con tanta fede, che voglio che abbia ragione. Amore, ti voglio bene. Puliresti i pavimenti per me se accoppassi il vecchio Kelly? Oh, non lo so. Ah, no. No, no. Jim. Ecco qua, questo qui. Jim. Senti, domattina io vado a vederlo. Però voi donne siete tutto zucchero e sentimento. È così che ti ho acchiappato. È bastato che ti agitassi i fiori d'arancio sotto il naso. Ah, ci è voluto qualcosa di più, mio caro. Ah, sì? Che tipo d'uomo è, direttore? A me piace. Oh. Franco, questo è McNeil del Chicago Times. Ti vorrebbe intervistare.
Non sei obbligata a consentire alla intervista o a rispondere alle domande se non lo vuoi. Ma io lo voglio. Sicuro che lo voglio. Bravo. Benissimo. Si accomodi, siediti però. Il Times si è molto interessato al tuo caso. Sono venuto a farti delle domande. Sì, signore. Vorrei sentire da te adesso quel che hai da dire. Mi serve qualcosa che faccia presa sul pubblico, capisci? Sì, signore. Tu lo sapevi dell'annuncio messo da tua madre sul giornale del premio di $5,000? Sì. Lo sapevi che lavava i pavimenti per metterli insieme? Sì, lo so. Lei vive solo per farmi uscire. E anch'io adesso vivo solo per questo. Ecco un buon elemento su cui battere. La tua fede in tua madre, la tua fede in te. Lo sai, se sei colpevole, la stai facendo ammazzare di lavoro per niente. Sa che sono innocente. Ho letto le cronache scritte sul tuo processo. Non mi sembra che ti considerassero innocente. Ma lei ha letto soltanto le accuse. I fatti veri non sono stati scritti. Perfino il giudice disse che ero innocente. Però vi diede 99 anni. Quando la giuria ci dichiarò colpevoli. Ma nel suo studio disse che sapeva che eravamo innocenti. E quando fu? Fu dopo la sentenza, quando... Ah, dopo. Beh, meglio lasciar stare. Che altro? Il mio avvocato beveva. Non volle fosse interrogato per paura della sedia elettrica. Sì, avanti. Quando si è interrogati per ore di fila è inevitabile imbrogliarsi nei dettagli come feci io. Altro buon elemento, frastornato. Poi mi portarono da un commissariato all'altro, ogni due ore, senza darmi neanche il tempo di dormire. Così che il mio avvocato non mi rintracciava. Quella Wanda Scotling, le prime due volte che mi vide disse che non ero io. Poi tutto a un tratto disse che ero io. Un po' equivoco. Bene, ce ne serviremo. Ero a casa con mia moglie la sera che fu ucciso il poliziotto. Tua moglie viene a trovarti spesso? Mia moglie, sì. Sono divorziato. Sarà meglio lasciar stare anche questo. Lascia stare troppe cose, lei non mi crede, vero? Senti, ho visto tua madre, è una donna straordinaria. Lei ti crede, io voglio prove. Ma io non ho prove. Già, sì, lo so. Va bene, allora ecco quello che potremo fare. Batteremo sul tasto della madre e della testa equivoca. E magari di un po' di corruzione politica e poliziesca. Ah, ma io non l'ho detto. Va bene, ma questo che importa? È interessante. Forse è anche vero. Non vogliamo una storia all'acqua di rose. Questi articoli devono far presa sulla gente. Solo così potremo aiutarvi. Con la simpatia. L'aiuto del pubblico. Lascia fare a me. Grazie, direttore. Grazie. Vai pure, Franco. Ci sono uomini colpevoli qua dentro? A sentir loro, no. Fanno di tutto per darla a bere. 99 anni sono molto lunghi. Forse era meglio la condanna a morte. Signor McNeil non c'è, ma gli dirò che è piaciuto l'articolo. Grazie a lei. Sì, continueranno gli articoli sul caso Vicek. Prego. Sì. Sì, grazie di avermi telefonato. Sì, è vero, signore. Il giornale si interesserà oltre del caso. Sì. Buongiorno. Di che altra pista intendi seguire? Ma quale pista? C'è un interesse generale, vogliono inseguirti. Allora, vuoi darmi un aumento o prendo solo i $5,000 della madre? Senti, Mac, il mio compito è di stampare le notizie che vanno. Non ti è venuto in mente che forse facciamo un torto a quel povero poliziotto?
Magari aveva anche lui una mamma che lavava per terra. E un'altra cosa, ti ricordi che Vicek mi parlò di un giudice che gli promise un nuovo processo? Quel giudice morì 3 settimane dopo la sentenza, è morto da 11 anni. Quel Vicek è un bel furbacchione, sai, mi dà una notizia perché sa che non posso confermarla. Perché non cerchi elementi diversi? Senti, Mac, stiamo ricevendo una media di oltre 20 telefonate all'ora dei lettori. Già, e tutte le volte che il telefono suona vedi quei bei titoloni su 10 colonne: Chicago Times fa liberare un innocente. E perché no? E perché no? È impossibile, Kelly, non si può fare una cosa simile. Senti, Mac, se non ti va questa storia, se credi che sia colpevole, basta. Scrivi un finale e chiudila. Proposta accettata. Intervisterò la moglie. Credeva tanto in lui che ha divorziato. Così la finiamo una buona volta. Cerco Elena Raiska. Sono io. Sono McNeil, del Times. Ho scritto gli articoli sul caso Vicek. Ah, sì, li ho letti. Prego, s'accomodi. Di qui, prego. Oh, mi scusi. Un momentino. Mi ha dato l'indirizzo la sua ex suocera Tilly Vicek. Le dirò che non l'ho più veduta dopo il divorzio. Anzi, ho l'impressione che debba volermene per questo. Non vuole sedersi? Lei crede possibile che Franco venga liberato? Lei lo vorrebbe? Sicuro che lo vorrei. Lei lo sta aspettando? No. Io non posso. Mi sono risposata. Ah. Ma sarei contenta per Franco, perché è un uomo tanto buono e perché è innocente. Era a casa con me quando il poliziotto fu ucciso. Già, già, lo so, preparava un dolce. Lei lo amava, allora, si intende? Io sì, lo amavo molto. Ma non ha retto alle notti solitarie, non ce la faceva più, oh, così. No, no. È per questo. Questo forse lo penserà Tilly. Io lo amavo. Avrei voluto aspettarlo, ma Franco volle che io divorziassi. Magari le scelse anche il nuovo marito. È la verità. Lei ha contribuito al denaro del premio o l'ha guadagnato Tilly da sola? Oh, no, non potevo. Non ho niente io. Mio marito, il signor Raska, mantiene me e nostro figlio, di Franco e mio. Non potrei chiedergli di più. È un buon uomo e vuole tanto bene a me ed anche al ragazzo. Siamo fortunati. Già, sembra che se la sia cavata bene. Signor McNeil, le ho detto la pura verità sul divorzio. Franco l'ha voluto. Sarà piuttosto difficile farlo credere alla gente. La moglie di Franco crede alla sua innocenza e ne dà prova divorziando, vero? Oh, ma eppure è stato proprio così. Andai a trovarlo quel giorno e volevo tenerlo allegro. Volevo che continuasse a sperare. Era avvilito e si vedeva che era terribilmente preoccupato. Come stai? Bene. E tu come stai? Bene. E la mamma? Anche lei. E il ragazzo? Come sta il ragazzo? Oh, in piena salute. Sono felice che tutto vada bene. Non abbiamo più niente da raccontarci. Oh, Franco, caro, ti prego. Sì, lo so, tante cose ci sono che non dici. Non vuoi parlare del mondo di fuori perché sto dentro. Non vuoi che mi ricordi. Ma io me ne ricordo. Penso a tante cose. Elena, dimmi, come si trova il bambino a scuola?
studia molto bene, Franco. Ma gli altri ragazzi possono fargli del male. Sono solo bambini, Franco. Già. Non sanno neanche quel che dicono. Non lo so, figlio di un criminale, di un assassino. Oh, non è niente, Franco. Avevo già pensato di trasferirmi in un altro quartiere, lontano. Andrà in un'altra scuola. No, quello non serve. Una nuova scuola non serve, Elena. Un nuovo nome. Ecco quello che ci vuole. Franco. Io sono morto, Elena. In 30 anni forse otterrò la libertà vigilata. 30 anni. Elena, tu... Tu devi divorziare, Elena. Non puoi dirlo seriamente. Sì. L'amore per noi non c'è più. È finito. Ora dobbiamo pensare al bambino. Solo a lui. Lui deve vivere anche per me. Ma io non posso farlo. Non posso, Franco. Per oltre un anno mi rifiutai, signor McNeil. Ma Franco mi pregava, mi supplicava. Poi conobbi il signor Raiska. Mi amava e voleva bene al piccolo Franco. E capì la nostra situazione. E il ragazzo che fa, lui lo sa? Sì, lo sa. Ma ora tutti chiamano il padre zio Franco. Pensiamo che sia meglio. Mamma! Guarda! Nuovissimo. Aveva perso l'altro. Questo è il signor McNeil del giornale. Questo è mio marito, il signor Raiska. Piacere. E questo è mio figlio Franco. Ciao. Senta, vorrei un paio di fotografie di lei col ragazzo, se non le dispiace. Va bene. Vieni, ecco, da me, Franco. Siediti qua. Ecco. Le dispiace se le faccio qualche domanda? Niente affatto. Lei si trovava a Chicago nel dicembre del 32? Sì, perché? Conosceva Elena allora? Come si permette lei di fare una domanda simile? Ha difficoltà a rispondere? Nessuna difficoltà. Deve fare queste domande, cara, lo capisco. Conobbi Elena solo dopo il suo divorzio. Possono provarlo i nostri amici. Capisco, capisco. Lei si rende conto che devo chiederlo. Scusi. E perché poi sta a far tante domande questo? Chi crede di essere? Si tratta di tuo zio Franco. Non è mio zio, è mio padre. Grazie a tutti. Arrivederci. Amore, svegliati. Che cos'hai? Come? Hai fame? Vuoi un bel panino? No, no, no. Stavi digrignando i denti. Gemevi, borbottavi. Non ti avevo mai visto così, Jim.
Non lo so, forse qualcosa che ho mangiato. Abbiamo mangiato le stesse cose. Allora sarà qualcosa che ho scritto. Sei carina. Mi vuoi sposare? L'ho fatto. Ah, già, già, è vero. Grazie. Non c'è di che. Ma ricordati che sono qui. Vienimi un po' più vicino, riusciremo a risolverlo in due. Che c'è? Non riesci a metterli insieme? Qualcuno sì, ma non viene il quadro giusto. I pezzi danno sempre il quadro giusto. Li guarderai tu da un angolo sbagliato. Certe volte non ci si raccapezza più. Perché non lo ammetti? Tu vuoi che sia innocente. Vuoi che sia libero. Confessalo. Forse hai ragione. Forse voglio davvero che sia libero, ma non per questo credo che sia innocente. Ma se vuoi credere, tanto basta. Credilo. Mi vuoi sposare? Ah, è vero, l'hai fatto. Mi prepari quel panino allora. Kelly, hai letto di quell'incendio in quel magazzino? Potrebbe trattarsi di un incendio doloso. Credi che abbia degli sviluppi? Può anche darsi. Allora occupatene. Me lo dai per incarico? Sicuro. Va bene. Ah, Mac. So bene che il caso Vice che è chiuso ormai, non c'è niente da dire, ma prima che tu cominci con quel magazzino, guarda che mi ha telefonato il direttore. Dice che vuole parlarti. Beh, ma perché? Oh, non lo so, forse vorrà confessare. Ci sono stato poco fa, ma non ho diritto a un po' di licenza per buona condotta? Dice che è lì dentro da 11 anni, Mac. E il poliziotto è sottoterra da 12. Buongiorno, vice. Signor McNeil. L'ho mandato a chiamare per dirle che non voglio che lei scriva più su di me e sulla mia famiglia. Ho letto quello che ha scritto. Ho visto fotografie di mia madre, di mia moglie, di mio figlio. Noi le abbiamo aperto i nostri cuori senza vergogna. Ma volevi essere aiutato, sì o no? È il solo modo perché la gente si interessi al tuo caso. Chi vuoi che legga un'inserzione su due righe come quella di tua madre? Mezzo milione di persone invece ha seguito questa storia. E una di esse potrebbe conoscere gli assassini e comunicarcelo. Gli aiuti del genere. Sono disposto a stare qui anche 1000 anni.
Ma lei non deve più scrivere né su mia madre, né su mia moglie, né su mio figlio. Mia madre ha fatto questo per me, non per far vendere i giornali a voi. Oh, no, aspetta un momento. Ho costretto mia moglie a dare a mio figlio un altro nome. Ora ha messo la sua foto nel giornale. Ha rovinato il suo avvenire. Ed io che credevo di aver fatto una cosa buona. No, questo è scrivere senza cuore, senza verità. Prima temevo che qualche avvocato senza scrupoli portasse via i soldi a mia madre, ma a questo non avevo pensato. Sì, lo ripeto, io resterò qui. Ci resterò anche 1000 anni. Ma lei non scriva più nulla sulla mia famiglia. Li lasci stare. Lasci stare mia moglie e mio figlio. Lei che ne dice? Evidentemente trova che gli ha fatto un brutto tiro. Era una storia, ho scritto quel che ho visto. Senta, ogni uomo qui giura che è innocente. Ma fra di loro i prigionieri sono addirittura spietati. E qui sono convinti che solo due si trovino qui ingiustamente. Tomek Zaleska e Francesco Vicek. Va bene. Senta, io non so se mi permetterebbe un'altra cosa. Vorrei parlare con Tomek Zaleska. Va bene. Vorrei parlare con Zaleska. Sì, signore. Questo è McNeil del Times, vorrebbe parlare con te. Sì, signore. Direttore, vorrei... Le chiedo troppo se le chiedo di parlargli da solo. No. No, faccia pure. Grazie. Sei al corrente di quel che il Times ha fatto per Vicek? Sì. Stai a sentire, Tomek. Vogliamo chiarire il caso Bandi o in una maniera o nell'altra. Non crediamo che Franco fosse con te. Ora, se tu confessi e ci dici chi era veramente con te, il Times farà quanto in suo potere per farti dare la libertà vigilata in cambio dell'informazione e forse sarai fuori di qui fra pochi anni. Ma cosa avresti da perdere? Sei condannato a vita. Avanti, dimmi la verità. Certo. Potrei dire che l'ho fatto io. Così avrei una speranza di uscire, come dice lei. Ma se confessassi, che nome darei per quell'altro, Giorgio Rossi? Non mi crederebbero per un minuto. Questo è il guaio d'essere innocenti. Non si sa quello che è accaduto. Non sono stato io. Franco e io non c'entriamo affatto. Va bene, Tomek. Li deve trattare bene, neanche questo vuole andarsene.
ma bisogna che vada fino in fondo, a costo di non scrivere mai più. Direttore, crede che Vicek acconsentirebbe a rivedermi? Sì, immagino di sì. L'accompagno in infermeria, lavora lì. Franco, il signor McNeil vorrebbe parlarti ancora, se non ti dispiace. Senti, Franco, ho deciso di continuare con quegli articoli. Li scriverò come vuoi tu. Voglio anche dirti che ancora non sono convinto della tua innocenza, ma voglio continuare fino alla fine. E ricordati bene, se scopro una sola bugia, ti scriverò un articolo tale che non otterrai la libertà neanche dopo 33 anni. Sei d'accordo? Non ho niente da temere. Sono d'accordo. Va bene, Franco. Ora devi darmi un'informazione. Quando quel giudice di cui mi parlavi, quello che poi è morto, ti disse che ti avrebbe fatto avere un altro processo, c'erano dei testimoni? Sì, c'era un usciere. Come si chiamava? Non lo so. Beh, lo troverò. E ora, come si chiama il tuo avvocato? Si chiama Underwood. Underwood. E dove lavora? È stato radiato. Benone, un avvocato radiato e un giudice morto. E poi chi altro? Quella Wanda Scotnik. Lo devo solo a lei se mi trovo qui dentro. Mi ha riconosciuto, ma gli altri due testimoni, Gruska e il postino, dissero di no. Poi c'era un capitano della polizia. È stato lui a far dire alla Scotnik che ero stato io. Stava proprio accanto a lei quando lei indicò me. E lei ne aveva paura. Come si chiamava? Ah, non l'ho mai saputo, non era al processo. E dove posso trovare questa Scotnik? Io non lo so. Ah, stiamo bene. Non ho che questo, ma è la verità. Faresti la prova dello scopritore di bugie? Signor McNeil, sono 11 anni che sto aspettando di fare la prova con quella macchina. Sai a che ti esponi? Se risulti colpevole, sei fritto. Se risulti innocente, non è che un parere professionale del professor Killer. Non ha valore legale. Voglio fare la prova. Va bene, me ne occupo subito. Senti. Dai retta a me. Tieniti alla larga da quello scopritore di bugie. Ma io non ne ho paura. Anch'io dicevo così. Pensa che la polizia, il pubblico ministero, persino il mio avvocato mi credevano. Ero salvo. Poi mi convinsero a far la prova con quella macchina. E che successe? Come sarebbe a dire che successe? Sto dentro a vita, no? Questa macchina serve solamente a registrare le reazioni emotive dell'individuo. Si pone il misuratore della pressione all'avambraccio del paziente e quindi, mediante gli impulsi al sistema nervoso, si registrano le variazioni della pressione o del polso con questo stile. Poi il pneumografo viene allacciato al torace e si registrano le variazioni del respiro. Poi gli elettrodi vengono fissati sulla palma e sul dorso della mano per registrare i cambiamenti nella conduttività elettrica della pelle. È un criterio ultrasensibile per le reazioni emotive dell'individuo. Il signor Killer è pronto, Franco. Siediti, Franco. Stai calmo, lasciati andare. Farò del mio meglio, signor Killer. Ciao, Mac. Che cosa fai tu qui? Ah, dovevo andare da mio fratello e ho pensato di fermarmi qui. Non avevo mai visto una cosa del genere.
Sir Decatur è nella direzione opposta. Già, beh, io ho fatto il giro, ho preso la via più lunga. Già, già. Questi sono un paio di elettrodi. Li applico alla palma e al dorso della tua mano per registrare le variazioni elettriche del sistema nervoso. Ora farò una prova sperimentale. Voglio che tu prenda una di queste carte. Guardala. Ricordati la carta che hai scelta e rimettila dentro al mazzo. Poi ti nominerò una carta per volta e tu devi rispondere di no ad ogni carta, compresa quella scelta. Hai capito? Yes, sir. Ora guarda avanti, non guardare la macchina. E stai più calmo che puoi. Ma quello a che serve? Oh, l'obbliga a mentire, così si vedrà sul grafico. È una buona base per giudicare le reazioni di Vicek. Hai scelto il set dei fiori? No. Il 3 di picche? No. La dama di cuori? No. L'asso di cuori? No. Il 5 di quadri? No. Il 6 di fiori? No. Tu hai preso il 5 di quadri, Franco. È vero? Sì, signore. E ora ho preparato una lista di domande che ti farò. E voglio che tu risponda a tutte queste domande con un sì o con un no. E se hai qualche cosa da spiegare, lo farai dopo che avrò finito. Ora voltati e guardi in avanti. E stai più calmo che puoi per tutta la prova. Non dimenticare, solo sì o no a tutte le domande. Sì, signore. Tu ti chiami Franco Vicek? Sì. Hai fatto colazione stamani? Sì. Conosci Tomek Zaleska? Sì. Sei alto 1,80 m, vero? No, 1,78 m. Un momentino, Franco. Solo sì o no a tutte le domande. Ah, mi scusi, signore. E stai calmo. Sì, signore. Dovrò ricominciare da capo. E farti qualche domandina facile prima. Mi dispiace. Ti chiami Franco Vicek? Sì. Eri nel negozio di Wanda Skopnik il 9 dicembre? No. Eri a casa all'ora del delitto? Sì. Non ti farò altre domande. Stai seduto per qualche momento e ti tolgo gli attacchi. Sì, signore. Allora abbiamo finito, Franco.
Arrivederci, ti vedrò dopo. Sì, signore. A più tardi, Franco. Qual è il verdetto? Ecco la registrazione. Beh, ma cos'è? Cos'è quel salto? La reazione è evidente su tutte e tre le curve qui. Ha mentito a quella domanda. È quando gli ha chiesto se uccise Bandi? No. Se era sposato. Beh, ma lui non ha mentito, non è sposato, è divorziato. Sì, però è un cattolico e si considera ancora sposato e sente dentro di sé di essere sposato. E così ha reagito alla domanda. But do you think he lied about anything else? Well, we run so many records today, 4 or 5 of them. I'd like to take a little time to go over them and compare one record with another and the reactions. And I'll call you later on this afternoon and let you know. Ciao McNeil, che posso fare per te? Senti Lars, vorrei confermare la data di arresto di un tale che si chiama Franco Vicek. Che uccise un agente? Io cerco solo un'informazione. Non so cosa farti McNeil. I registri di arresti del 32 non sono in magazzino. Non puoi vederli. Che cosa vuoi che faccia? Che vada dal commissario? Per conto mio vuoi anche andare all'inferno. Eccolo qua. Immatricolato per omicidio il 23 dicembre. Sei contento adesso? È uno degli elementi che cercavo. Fu immatricolato il 23. Se ora potessi scoprire se fu arrestato prima di quel giorno. E che differenza può fare? Che differenza? Se fu arrestato prima del 23, è chiaro che la Skotnik potrebbe averlo visto un paio di volte prima di identificarlo. Il capitano Norris del distretto Città Nuova si è occupato della testa Skotnik. Non ho mai fatto cose simili. Il capitano Norris, eh? Senti, fammi vedere i registri di arresti del dicembre del 1932. Non sono autorizzato. Ma io sto cercando solamente di scoprire se Vicek ha ucciso o non ha ucciso il poliziotto. Al tempo del proibizionismo la polizia era molto severa quando uccidevano un agente. Stai parlando come un ignorante qualunque. Come se noi passassimo il nostro tempo ad ammazzate in testa agli innocenti. Senti, noi non si è fatto un brutto tiro a Vicek. Sei tu che l'hai fatto a noi. A noi che siamo la migliore polizia d'America. Il povero Bandi era un ottimo elemento. Perché non scrivi articoli sulla sua famiglia e sui suoi 357 colleghi uccisi in questi 20 anni? Sì, ma nel 1932 hanno fatto parecchi... Ah, forse è vero, ma spesso avevano ragione. Tu che ne sai? Eri già in forza a quell'epoca? No. Però dovrei ammettere che è duro per un uomo come me essere giusto con un assassino. E se non fosse un assassino? Forse dovrei aiutarti, ma non posso. Ma hai aiutato abbastanza, stai tranquillo. Il capitano Norris, eh? Si è occupato lui stesso della Skotnik, eh? Beh, mi sembra che sia imbrogliato anche lui in questa matassa. Adesso vado a vedere che cosa ha da dirmi. Allora, portati appresso una vanga.
Dovrei dissotterrarlo perché è morto nel 38. Ciao, Mac, è cambiato zona, vedo. Già, già, in un certo senso. Ho bisogno di aiuto. No, tieni alla larga, Mac. Abbiamo ordine di starti lontano. Ti ho fatto molti piaceri, Mario. Dunque, senti, vuoi dirmi dove potrei trovare le liste delle persone che vengono qui per identificare i fermati della polizia? I testimoni, insomma. Qualcuno potrebbe essere stato citato per identificare Vicek. Se tenessimo quelle liste, i libri riempirebbero una caserma. E non potrebbero esserci fotografie o qualcosa del genere? Non prendiamo mai fotografie nelle questure. I cronisti magari ne prenderanno fuori alla porta, ma mai dentro. Senti un po', Mac, se mi sorprendono a parlarti, io ridivento caporale di ronda. Ora fammi il santo piacere di non esserci quando ritorno. Posso telefonare? Sì, usa quella linea, ma non toccare le altre. Parla McNeil. Mi dia Kelly. Senti, guarda nell'archivio se i nostri cronisti hanno fotografato l'arresto di Vicek nel 32. Fai verificare gli archivi degli altri giornali. Stai a sentire. Un fotografo prende magari 10 pose e ne stampa una. Voglio vedere le altre 9. E senti, l'Araldo Civico si pubblicava allora, vero? È proprio il loro genere di fotografia. Sì, ora ci guardo. Ehi, mi è venuta un'idea, ciao. Distretto Città Nuova. Parla McNeil dalla questura centrale. Avete il registro dell'arresto di Vicek nel 32? Sì, abbiamo avuto ordine di toglierlo dall'archivio. Ora passo a vederlo. A fra poco. Va bene. Sono McNeil, vi ho telefonato dalla centrale. Avete il registro dell'arresto di Vicek? S'accomodi. Grazie. Che ha trovato? Vicek fu arrestato la mattina del 22. Fu immatricolato solo il pomeriggio del 23. Norris non aveva fretta, vero? Come si chiama lei? McNeil. Che divisione? Sono McNeil del Chicago Times.
Questa è informazione confidenziale. Questa è informazione pubblica, ho il diritto di valermene. Gli ordini sono ordini, se ha da protestare vada dal procuratore di Stato. È una buona idea, ci vado subito. Intanto badi che non succeda niente a questo registro, capito? Facendo delle accuse gravi, mi pare. No, non ho neanche cominciato a parlare. È tutta una bella porcheria. Parla Kelly. Sì. Sì, signore. Vengo subito. Il principale ci vuol parlare. Andiamo. Vada pure, signor Kelly. Il signor Palmer l'aspetta. Signor Kelly, signor McNeil, loro conoscono il commissario. Piacere. Il signor Fassio, dell'ufficio del procuratore di Stato. Piacere. E il signor Roberto Wilson, che rappresenta il governatore. Molto piacere. Naturalmente conoscono il signor Bent. Signor Kelly, questi signori protestano per il vostro interesse nel caso Vice. Signor Kelly, troviamo che il Times, per mezzo suo e del signor McNeil, sta calunniando uno dei migliori dipartimenti di polizia d'America. In particolare protestiamo contro i suoi sforzi per destare simpatia in favore dell'assassino di un poliziotto. Vorremmo farvi notare, signori, che Franco Vicek fu condannato da una giuria. Il caso fu rimandato alla Corte Suprema e la condanna fu confermata. Le autorità legali suddette lo hanno ritenuto colpevole. Tanti anni fa la gente riteneva che il mondo fosse piatto. E dopo tanti anni lei intende impugnare l'integrità della giuria e della corte? Se hanno sbagliato, sicuro. Nel 1932 una fissa ininterrotta di condanne faceva buona pubblicità. Si ricorda? Vicek fu ritenuto colpevole e sta bene dov'è? Lei era nell'ufficio del procuratore di Stato nel 32? Ma io sì, lo ero, ma non ho avuto niente a che fare col caso Vicek. Non ho ragioni per accanirmi, signor McNeil, ma trovo che lei stia screditando ingiustamente questo governo. Per di più, i suoi articoli possono dare falsa speranza di perdono sia a Franco Vicek che a sua madre. Non sono poi sicuro che sia falsa. Noi sì. Ma fino ad ora quello che abbiamo stampato era basato su interviste e investigazioni. Non abbiamo inventato nulla, né intendiamo farlo. I fatti più semplici vengono coloriti da uno stile emotivo. Il governatore trova che i suoi articoli sono nocivi alla legge e all'ordine. Ma Vicek è innocente. Saremmo dei criminali a smettere adesso. Lei deve tener presente, signor McNeil, che a quell'epoca era al potere un altro partito politico. Noi non siamo i responsabili, ma il pubblico ci accusa lo stesso. Non potete distruggere la fiducia nel governo solo per vendere il giornale. Sarà magari cominciato così, ma adesso non si tratta di questo. Sentite, signori, credetemi, quell'uomo è innocente. Non so se sia vero o innocente, ma questa persecuzione contro la polizia non può continuare. Bene, che dipende. No, signori, un momento, il governatore vuole concludere questa faccenda. Non vi chiediamo di dimenticare l'uomo se è un innocente, ma non vogliamo che si continui all'infinito per aumentare la tiratura. Ho una proposta da farvi per definire questa storia per sempre. Proporrò al governatore che ordini un'udienza della Corte del Perdono. Se Vicek verrà esonerato, avrà il perdono. Ma se non potete assolverlo, lascerete stare il suo caso. Siete d'accordo? Tu che ne dici? Sono d'accordo se il signor Palmer accetta. Va bene. D'accordo. Farò fissare un'udienza speciale in settimana. Lei è disposto ad accettare? Sicuro, io sì. Vorrei rilevare una sola cosa. Se Vicek si presenta alla Corte del Perdono e viene respinto, verrà segnato a suo danno. E quando gli spetterà la libertà vigilata, potrebbe anche nuocerli. Badi bene, non esiste regola, non c'è legge. Ma il fatto che la Corte del Perdono si occupi del suo caso respingendolo potrebbe essergli di pregiudizio per la liberazione. In questa maniera rischiate l'avvenire di Vicek. Non ci rimane che tentare la sorte. Allora, signori, è deciso. Siamo d'accordo. Grazie infinite, signori. Per parte nostra staremo ai patti. Arrivederci. 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 Arrivederci.
Voi due mi sembrate soddisfatti, ma il signor Burns è molto meno, credo. Ah, infatti. Come vostro avvocato trovo che avete sbagliato. Ho letto la storia del processo e sono al corrente di tutto quello che ha trovato il signor McNeil. Ma non sono affatto sicuro che ci siano prove sufficienti per ottenere il perdono. Ma lei non ha ancora visto tutte le prove, signor Burns. Quali, ad esempio? Dunque, in primo luogo ho parlato con l'usciere della corte. Ha confermato che il giudice aveva promesso a Franco un nuovo processo. Su che elementi si basava il giudice per fare questa promessa? Io non so. Beh, se l'ha fatta. L'ha fatta, e come? Ecco un affidavit dell'usciere. Ah, ma non è una prova, quindi non ha valore. Va bene, lasciamo stare. Ho la prova dello scopritore di bugie e il giuramento di Killer che dice che è innocente. Inammissibile. Gruska e Decker, gli altri due testimoni del delitto, sostengono che non era Vicek. E hanno anche assicurato che Wanda Skotnik non può aver riconosciuto nessuno, assolutamente. Ma lei l'ha trovata? E che cosa dice? Gruska e Decker la contraddicono, ma non vale niente come prova. Che altro elemento di prova può produrre? Sentiamo. Ma c'è un sacco di roba nuova. L'ufficio del procuratore di Stato voleva impedirmi l'abito ai registi, per questo hanno mandato qui quel fascio. E poi ancora, perché questa Wanda Skotnik non si fa viva? Due banditi potrebbero aver ucciso la guardia, minacciando poi lei se avesse parlato. O forse lei vuole tenersi buona la polizia, che ne so io. Aveva un locale clandestino. Mi dia retta, McNeil, sono un avvocato. So io cosa voglia dire presentarsi alla corte del perdono. Vogliono fatti, credo. Fatti, va bene, le darò qualcosa di meglio dei fatti. Le darò una fotografia. Guardi un po' qui. Wanda Skotnik dichiarò di non aver più visto Vicek dal momento del delitto, fino a quando lo riconobbe in questura il 23 dicembre. Franco invece sostiene, e ha ragione, che lei lo vide parecchie volte il 22 dicembre, quando i poliziotti lo portarono da un commissariato all'altro. Ecco qua, questo conferma in pieno ciò che dice Franco. È una fotografia di Franco e Banda che entrano in un commissariato. Dove l'hai trovata, Mac? L'ho trovata nell'archivio della Gazzetta L'Araldo Civico. Immaginavo che fosse il genere di fotografia loro. Quando fu presa? Evidentemente il 22. Sento un po', McNeil, non basta dire evidentemente fu presa allora. Bisogna provarlo. Ma ho le fotografie. Quando lei si presenta alla corte del perdono, deve avere delle prove, vuol capire. Ma questa fotografia... In fondo può benissimo essere stata presa dopo il loro confronto. McNeil, lei ha fatto un lavoro magnifico nel mettere insieme tante prove. Ma la legge dello Stato dell'Illinois richiede un solo testimone oculare per poter identificare e condannare. Finora la testimone non ha ritirato la sua dichiarazione e il fatto rimane. Signor Palmer, in vista di ciò credo sia mio dovere pregarla di permettermi di avvicinare i signori che sono venuti qui oggi per chiedere una dilazione che mi dia modo di rivedere il caso. Allora il suo consiglio è di rinunciare alla proposta. Appunto. Signor Palmer, mi rendo conto che il signor Burns ne sa più di me in fatto di legge, ma voglio dirle alcune cose che lei non sa circa questa causa. Quando cominciai non credevo a nulla, ero scettico, credevo che Vicek si fosse servito di sua madre per commuoverci, ma ho cambiato idea. Quell'uomo è innocente, signor Palmer, ora lo so senza alcun dubbio. Sì, è verissimo che non ho trovato Wanda Skotnik, ma mi si dia modo di trovarla, mi si dia modo di liberare quel ragazzo. Se lei rinuncia a quell'udienza non avrò mai più modo di riuscirci. Il patto resta. Grazie, signore. Let me give you one last piece of advice. Even if you do find this Wanda Skutnik, I don't believe she'll ever change her testimony. There's only one thing for you to do. Discredit her. Prove she's a liar. Otherwise, you're wasting your time. Yeah, that's great. Great speech, Mac. Now you've really got to find Wanda Skutnik. Now listen, Kelly. I haven't been wasting my time. I know a lot about Wanda Skutnik. Now, she used to run a speakeasy. All right, she's probably still in the liquor business. She's Polish, and she used to run around with a guy that works in the stockyards. Joe, don't let your enthusiasm get you into trouble. Back of the stockyard's a tough neighborhood. Oh, wait a minute. Don't scare me, Kelly. Can you speak Polish? No, I can't speak Polish. But if I have to learn to speak Polish to find her, I'm starting right now. Thank you.
le do? Dica, ha mai visto questa donna? Si chiama Wanda Scottnik. Poliziotto? No. Suo zio è morto e le ha lasciato dei soldi. Dicono che si è risposata. Sudo 7 camicie per trovarla. Soldi, eh? Non lo so, ora chiedo ai ragazzi in sala se la conoscono. C'è tutto il slisho che abbiamo c'è la ziva Wanda Scottnik? Ni. Io per la giornata? Io ho solo niente. Ma non lo svisco. Niente. MacNeil suddivise il quartiere dei cantieri in tante sezioni e per giorni e notti perlustrò sistematicamente ogni taverna ed ogni locale. Gli appanno pubblicano se vinci se vede passare Francesco Robbio o il panno pubblicano da ciò per me. Ciao. La storia fa. La storia. Mi dia un whisky. Senta, ha mai visto questa donna qua dentro? No, non mi sembra di conoscerla. Si chiama Scottnik, Wanda Scottnik. Tante donne vengono qui dentro, ma non so come si chiamano. Si chiama MacNeil? Sì, perché? Stavo aspettando che capitasse da queste parti. Ho letto quelle storie sul giornale. Su Wanda Scottnik? Già. La conosce? La conoscevo. Eravamo buone amiche. E sa dove potrei trovarla adesso? Forse. Dove? A me che me ne viene. Che cosa vuole? Gli devo $1.75. Vabbè. Dove sta? Non posso parlare a gola asciutta. Ah, sì. Ehi, ci porti due bicchierini, eh? Che succede a Wanda se la trova? Oh, no, niente, ho da farle qualche domanda. Non c'è mandato di arresto o qualche trappola contro di lei? No, nessuna trappola. Lasci la bottiglia qua. Ha fatto male a tirarmi un mattone in testa. Conosce la via Honoré? Sì, sicuro. Lei vada lì,
al 725. 725. Come si chiama ora? Šišković. Wanda Šišković. Ma non le dica che l'ho detto io. Ha un caratteraccio quella lì. Non voglio che mi tiri un altro mattone in testa. Non le dirò una parola. Ecco qua. E grazie, eh? Chi è lei? Sono del Time. Esca di qua. Così è lei, Wanda Skotnik. Sì. Stavo aspettando che si facesse vivo. Senta, signora, io non voglio darle nessuna noia. Vorrei solo farle una domanda. È venuto qui per commuovermi? Vorrei sapere solo questo. C'è nessuna possibilità che lei sia caduta in errore quando riconobbe Franko Vicek? No. Allora, se ne è così sicura, possiamo provarlo. Vuol fare la prova delle bugie? La prova? M'ha presa per una pazza? Allora, vuol firmarmi un giuramento? Ho già giurato in tribunale e basta. Quante volte vide Franco prima di identificarlo? Mai. Lei non lo vide che nelle file dei sospetti? No, solo quando uccise la guardia. Senta, ho detto quello che ho da dire, non c'è più altro. Come sarebbe non c'è più altro? C'è ancora un sacco da dire. Quel ragazzo sta dentro ormai da 11 anni. Ascolti. Ci sarà un'udienza della Corte del Perdono dopodomani e Franco ha buone speranze di cavarsela se lei ci aiuta. Non c'è ragione che aiuti Vicek, che non c'è neanche ragione che aiuti lei. È stato lei a scrivere quelle bugie sul mio conto. Quasi le facevo causa per diffamazione. È per questo che le ho scritte. L'ho chiamata bugiarda, imbrogliona e equivoca. L'ho insultata in tutti i modi possibili e intendo ancora continuare a farlo, ecco. E adesso ci faccia pure causa. Mi piacerebbe proprio vederla testimoniare sotto giuramento. Ah, ma neanche così mi caverebbe niente, sa? Perché la sta seccando? E cosa vuoi fare? Vuoi andare in galera? E ora se ne vada di qua! Senta un po', c'è una cosa a cui forse lei non ha pensato. C'è un premio di $5,000, sa? $5,000? E per di più non deve fare proprio niente per guadagnarli. Mi dica solo quel tanto che basta per la causa, per liberare Vicek, e avrà $5,000. E cosa devo fare? Dica la verità. Chi la obbligò a identificarlo?
Di chi ha paura? Nessuno, niente, nessuno. Non ho paura di nessuno, non ho niente da dire. Wanda, sono $5,000. Sta zitto! E lei se ne vada da qui. Tanto non mi caderà niente. Io l'ho riconosciuto, ho detto la verità, è lui. E non cambierò mai idea, è lui. Se ne vada di qua. Vai! Signor Burns ci ha fatto chiaramente vedere come stanno le cose. Wanda Scotnik può sfidare la Corte del Perdono. Ma se la Corte non ha l'autorità per citarla e per costringerla a parlare, siamo battuti. E ora che si fa? Quel che resta da fare è che io appaia davanti alla Corte del Perdono a Springfield nel pomeriggio, faccia le nostre scuse e chieda di ritirare la causa. E rimarrà sulle carte di Franco? Lo danneggerà quando avrà la libertà vigilata? No, il suo nome non verrà assolutamente fatto alla corte. Va bene, facciamo così. Mi scusi, signor Palmer, e chiedo scusa anche a lei, signor Burns. Credevo di costringerla a parlare se la trovavo, ma ha vinto lei, scusate. Lasciamo stare. Kelly, scrivo un articolo di chiusura su Wanda Scotnik e finiamola una buona volta. Il giornale se ne disinteressa. Credo che ci sia un treno per Springfield fra mezz'ora. Bene. Bella giornata per i Vicek. Un articolo di chiusura e il giornale se ne disinteressi. Come concludiamo? Per prima cosa deve andare dalla mamma di Vicek. Non posso farlo io. Non me la sento, Kelly. Cosa vuoi che faccia? Che lo legga sul giornale? McNeil, accomodatevi. Grazie. Oh, io devo scusarmi. Veramente non aspettavo visite. Non deve considerarmi una visita, Tilly. Stavo facendo una pizza per Marco. Prego, accomodatevi. Vi porto il caffè. Non posso trattenermi, Tilly. Ero venuto solo per parlarle di una cosa. La Corte del Perdono, sì? Oh, io prego per questo giorno. Volevo parlarne di questo. Venga qui e si siede. Oh, e ora è arrivato, ora è qui. Tilly, devo dirle questo. Sì. Dobbiamo cancellare l'udienza. Non c'è nessuna speranza di ottenere il perdono per Franco. Non c'è speranza? No. Ma voi lavorate tanto. Voi fate tutto. Tutto quel che ho potuto. Avete un avvocato? Potrà dirlo lui alla corte. Il migliore avvocato. Ma capisce, Tilly.
Se ci presentiamo adesso alla corte, Franco ne verrà solo danneggiato per la libertà vigilata. Non riusciamo a far parlare Wanda Scotney e senza di lei non abbiamo niente. Io la vidi al processo. Lei non parlerà mai. È impenetrabile. Sì, come una roccia. Ma lei sa. Sì, essa ha paura. E non parlerà mai, mai. E senza di lei non abbiamo prove. Prove? Non avevano prove quando mandarono il mio Franco in prigione per 99 anni. Non avevo prove quando lavavo i pavimenti ogni notte. Go without supper. Walk to work so I save a nickel for Frank. Evidence. What is this evidence? I can't tell you how sorry I am, Tilly. Voi cercate di aiutarlo. Voi siete buono. Ma se questo accade, allora lottiamo ancora. Lottiamo ancora, vi supplico. Sì. No, Tilly. Rinunciamo all'udienza. Il giornale non se ne occupa più. No. Ma se voi andate, non mi rimane nessun amico. Mi dispiace. Non ho più nessun amico. Più nessun amico. Stupida sono, ma sì che ho un amico. Dove andiamo? Al Chicago Times. Lei è quello che ha scritto quegli articoli, vero? Sì. Ha visto il giornale? Direzione, mi porti alla questura centrale a tutto vapore. Subito. McNeil, del Chicago Times. La prima porta a sinistra, signor McNeil. Senta, ha fatto lei l'ingrandimento di questa fotografia di un assegno falso? Sì, perché? Perché ho una fotografia e vorrei...
Vorrei sapere se potrebbe ingrandirne una sezione, questa qui. Sicuro? Verrebbero chiari tutti i dettagli? Dipende, lei ha la negativa? No, è tutto quel che ho, questa qui. E allora dovrei fare un controtipo? E quanto ci vorrebbe? Oh, un paio d'ore. Cosa crede che... potrebbe mettercisi subito? Sì. Lei è McNeil del Times, vero? Si è occupato del caso Vicek. Appunto, sono McNeil. Prima credevo che quell'uomo fosse colpevole, ma ora non lo so. Mi faccia un po' vedere. Potrei fare una telefonata. S'accomodi pure. Vorrei fare una chiamata personale al signor Martino Giorgio Burns. Si trova ora al palazzo del governo di Springfield, Illinois. Bravo, sì. Sì. Chiedo scusa. La Corte del Perdono si raduna in seduta speciale per il caso di Franco Vicek. Signori, mi sento alquanto imbarazzato. Infatti ero venuto a chiedere che la petizione di Franco Vicek fosse ritirata. Però circa un'ora fa ho avuto una telefonata di Jim McNeil del Chicago Times, il quale informa di aver scoperto la prova che noi cercavamo. È una prova conclusiva che sostiene la petizione di Franco Vicek. Potete presentare la prova, avvocato. Ma purtroppo, signori, la mia conversazione telefonica col signor McNeil ha dovuto essere necessariamente breve. È diretto qui in aereo, arriverà da un momento all'altro. Che prova ha trovato? Non saprei dirglielo. Signor Presidente, signor Fassel, protesto. L'ufficio del procuratore di Stato ha il diritto di chiedere che l'udienza sia condotta in modo ortodosso. Se ci sono prove conclusive, si presentino. Altrimenti chiediamo che la petizione venga negata immediatamente. Signor Fassel, questa Corte del Perdono intende senz'altro procedere in modo ortodosso. Manda per fototelegrafo. Non ho niente da presentare. Assolutamente niente, non ci resta che perdere tempo. Mi lasci parlare con loro. Va bene. Signor Presidente, signori, vorrei chiedervi di permettere al signor McNeil del Chicago Times di rivolgersi alla Corte. Accordato. Grazie. Signor Presidente, signori, chiedo scusa se sono arrivato tardi, ma mi è stato assolutamente impossibile fare più presto. Io non so quanto vi abbia già detto il signor Burns. Dal punto di vista del giornalista, si intende, ho messo insieme delle prove che mi sembrano convincenti. E quali sarebbero queste prove? Consistono in un elemento discutibile, quale una prova di reazione alle bugie. Mi rendo conto che voi non potete accettarla. Volete delle prove, ma a volte il peso delle prove accumulate in precedenza è tale da schiacciare la verità. Discuteremo le debolezze del sistema giudiziario in altro momento, signor McNeil. Sì, signore, mi scusi. Io capisco che in questo momento chiedete fatti. Abbiamo un affidavit notarile dell'usciere della corte del giudice Moulton, che il giudice non considerò giusta la sentenza di Vicek. La corte è al corrente anche di questo, ma Wanda Scotnik non ha ritirato la sua dichiarazione. Sì, signore, ma come lei indubbiamente avrà visto, Gruska e Decker contraddissero la testimonianza di Wanda Scotnik e a questo affidavit lo conferma. Abbiamo questi documenti già sotto gli occhi, ma non possiamo però considerarli conclusivi. Wanda Scotnik mentì dal principio alla fine, mentì da capo a fondo, sempre! Ci si pensa, è molto strana quella statua della giustizia lassù. Tiene una spada in mano. Una spada a due tagli, ma non uguali. Con un lato taglia da sotto ai piedi di Vicek tutto quanto è in suo favore.
mentre dall'altro lato non è così tagliente. Non taglia via le asserzioni di Wanda Scotton, che è la sola responsabile della condanna di Vicek. Ora io qui ho un foglio della polizia che prova che Vicek fu arrestato il 22 dicembre. Ne ho un altro ancora che prova che fu immatricolato solo il 23 dicembre, un giorno dopo. Wanda Scotton assicurò di non averlo visto dal momento del delitto fino a quando non avvenne il riconoscimento in questura. Ecco una fotografia di Franco Vicek e di Wanda Skopnik insieme, che entrano in un commissariato. Guardate bene, signori, è un fatto nuovo ed è la base della mia prova conclusiva. Le due fotografie delle iscrizioni indicano solo che trascorso del tempo fra l'arresto di Vicek e la sua immatricolazione. Come giornalista lei sa bene che questo accade spesso nei commissariati. Sì, signore, ma la fotografia allora... Deve esserle perfettamente evidente, signor McNeil, che non possiamo determinare quando essa fu presa, se il 22 o il 23 dicembre, o durante o dopo il processo. Sì, sì, lo so. È questo che mi ha fatto ritardare. Se io potessi dimostrare che quella fotografia fu presa il 22 dicembre, cioè un giorno prima che Wanda Skotnik identificasse Franco Vicek alla questura, che fareste? Sentiamo. In tal caso, signor McNeil, saremmo costretti ad emettere un verdetto favorevole. Ma può provarlo? Sì, signore, credo di sì. Non chiedo che un po' di tempo. Tempo? Lei intende dire, signor McNeil, che ancora non ha le prove definitive? No, non sono sicuro. Il laboratorio della polizia a Chicago sta ingrandendo questa parte della fotografia. Se il processo di ingrandimento... Sì, capisco, ma quanto tempo ci vorrà? Appena avranno sviluppato l'ingrandimento, lo manderanno per fototelegrafia dal Chicago Times al giornale dell'Illinois, che è qui a pochi passi. Vi chiedo soltanto, signori, di venire con me a vedere quel documento. Io protesto. I metodi pubblicitari già usati a favore del condannato ci giustificano nel considerare questa proposta un tentativo di servirvi di questa udienza per il giornale. Sono autorizzato dal procuratore di Stato ad affermare categoricamente che il nostro ufficio reputa i fatti citati a discolpa di Vicek non tali da indurci a considerarlo vittima di un'ingiustizia. Siamo qui per proteggere gli interessi dei cittadini, non per vendere giornali. Signor Presidente. Signori, il governatore ha ordinato questa udienza allo scopo di giungere alla verità. Se vi rifiutate di prendere in considerazione ogni prova, anche se insolitamente presentata, venite meno al preciso scopo di questa udienza. Qual è la sua decisione, signor Presidente? Signori, andiamo. È pronta la linea? Sì, signore, tutto pronto. Tienila aperta, la fotografia arriva. Chi di loro è McNeil? Io, sono io. Ecco qua due stampe mandate poco fa da Kelly del Chicago Times. Questa è ingrandita 100 volte. E questa 140. Ha detto che avrebbe capito. Sì, sì, grazie mille. Permesso. Chiedi se sono pronti. Springfield, siete pronti per la foto? Siamo pronti. Bene, allora adesso partiamo. Va bene. Siamo pronti, signor McNeil. Signori, vorrei spiegarvi quel che succede. Vi ricorderete che vi ho già mostrato questa fotografia. E questo è il settore sul quale stiamo lavorando ora. Lo strillone. Dunque, questa stampa è di quel settore ingrandito 100 volte. E questa è dello stesso settore ingrandita 140 volte. La fotografia che ci mandano ora è di questo settore ingrandito il più possibile. Che spera di trovare nell'ingrandimento? La data sul giornale che il ragazzo ha in mano. Ma è possibile? Francamente non so. Dipende da una quantità di cose.
la condizione del controtipo, poi la densità della stampa, la... Ho anche detto molte preghiere. Ecco qua, signor McNeil. Scusi un momento. Quanto ci vorrà? Oh, è una stampa positiva, ci vorrà poco. Possono venire con me se vogliono. Di qui, signori. Questo è il settore che vi ho mostrato. Ecco, comincio ad apparire. Osservate la data. Osservate la data. Dicembre? Eccolo lì. Dicembre 22. Il 22 dicembre, eccolo lì. Direttore? Auguri, Franco. Grazie. Un abito nuovo e $10. Quasi $1 all'anno. Guarda, Franco, vuol dire molto che uno Stato sovrano ammetta un errore. E ricordati che non molti governi al mondo lo farebbero. Sì, lo so. Voglio ringraziarla per tutto quello che ha fatto per Elena e il ragazzo. Io voglio che lei sappia che può avere il ragazzo con sé quando vuole e quanto tempo vuole. Grazie. È buono il mondo fuori. Sì, è buono il mondo fuori. And Frank Wiecek is free. Free because of a mother's faith, the courage of a newspaper, and one reporter's refusal to accept defeat.